Salve. Questa che brutta immagine che è. Il titano colosso ha attaccato di nuovo l'umanità. Eh sì, a quanto pare sì, eh. E nonostante la difficoltà, il muro fu rotto e riparato. Con un potere del titano, ovviamente. Questo titano, che era Jaeger, considerato il nemico dell'umanità, o il più grande alleato. No, ma non mi fate neanche vedere un'immaginetta, me la spiegate così. Ci fu un tribunale su Eren e il Premier, diciamo, lo chiamiamo Premier, va bene, lo chiamiamo Premier, gli ha dato la sentenza. Ah, sì, che me lo fate vedere. Anche perché c'era una bellissima cosa. Dovrebbe decidere quale reparto si prenderà cura di lui. O la polizia militare che lo ucciderebbe, o lo Scout Regiment che lo utilizzerebbe. Pensiamo che dovrebbe essere ucciso immediatamente. È vero che ha il potere di respingere i nostri nemici. Ed è per questo che gli dovremmo onorare, cioè gli dare una morte onorevole, cioè ucciderlo noi. Dovrebbe essere ucciso immediatamente, esatto, cioè. Questo è un pastore di una religione molto strana all'interno di queste mura, e molto sospetta in realtà. Daremo ufficialmente il benvenuto a Eren nel nostro reparto e useremo il potere per riprenderci il muro di Maria. È tutto qui? Sì, signore, certo. Con l'aiuto del suo potere potremmo riprendere Wall Maria. Io chiamo Wall Maria perché non so come tradurvelo, cioè il nome proprio a un muro. Il muro di Maria, cioè cosa? Vabbè. Penso che quella sia la priorità, è assolutamente chiara. Questo però era scritto nel report della missione, cioè che dopo essersi trasformato in titano, sembra che ha attaccato il cadetto Mikasa. È effettivamente così. È difficile che si possa controllare questo potere. Non avete mai visto un titano? Di che cosa siete preoccupati? Effettivamente. Attenzione, qua è bellissimo. C'è certe immagini. Lo dirò. Dirò tutto quello che c'è nella mia mente. Sta incazzando con quelli lì che sono nella polizia militare, che sono i migliori ovviamente, e rimangono qui come dei codardi senza attaccare. Incazzata nera. Bello che minuto come non so cosa le vai, quello è bello, cioè.
Questa è la mia umile opinione, sì. Queste non sono istruzioni, ma sono delle lezioni. Quando lui si trasforma, può essere un titano di 20, con una forza di 20 titani. Pensate che riuscireste a uccidere un nemico così? Coloro che si bulleggiano di lui dovrebbero pensarci due volte. Pensate davvero di poterlo uccidere? Beh, io sì. Ho una proposta. Il potere di Eren ci è sconosciuto praticamente. Propongo di lasciarlo alla supervisione di Levi, che ovviamente può uccidere quando cazzo ne ha voglia. Ucciderlo non è un problema. Il problema è se c'è solo quell'opzione oppure no. Eren Jaeger sarà dato allo Scout Regiment. Yuhu! Fa ancora male dove il sergente, non mi ricordo, lieutenant. Tenente, mi sembra, mi ha picchiato, mi ha calciato. Ma grazie a lui ho evitato di essere imprigionato o ucciso dalla polizia militare. No, io non voglio fare Eren, fatemi dare. Vabbè, anche lui in realtà c'ha il potere del titano che è potentissimo. Ma Armin mi permette di comandare gli altri e di fare quello che ne voglia io. C'è nessuno qui in giro. Ok, ecco la squadra di Levi. Tu sei più rompicoglioni di tutti, lo sai? Sai che sei più deficiente di tutti, in realtà. Quindi tu sei il cadetto che tutti, di cui tutti parlano. Ok. Dopo essere stato accettato dagli Scout Regiment, Eren è stato unito alla squadra speciale delle operazioni, conosciuta come la squadra di Levi, praticamente. Non montarti la testa, recluta, non mi importa se tu sei un titano o cosa, il capitano non... Shouldn't have to sopra... Ah, no, non ha bisogno di controllarti, perché praticamente dice che lo può fare da solo. Ah, questa è un po' una cagata. Perché questo è il discorso che fanno mentre si stanno dirigendo verso il castello e sono su cavallo. E Orvus morde la lingua perché il cavallo zoppica male, cioè becca un sasso e quindi inciampa. E lui si morde la lingua. Qua non ha alcun senso. Vabbè, lascia stare. Questi, sì, è completamente la stessa identica modo, ma solo rappresentato molto, molto peggio. Beh, non puoi pretendere troppo in realtà. Qua viene spiegato chi sono i quattro aiutanti di Levi, praticamente, che formano la sua squadra. E Hank Hang, la pazza. Avete catturato dei ca... Sì, li abbiamo catturato. Un esperimento con Eren? Quale tipo di esperimento, scusa? Questa non è una decisione che posso scegliere io. Comunque... Che tipo di esperimento sarebbe? Ah, certo. Non sapevo che l'avresti chiesto, guarda com'è eccitato. E avrei dovuto fartelo con... Dovevo...
fartelo conoscere. Stavo distante, tanto che abbiamo catturato. Moblitto. I due titani che abbiamo catturato sono stati uccisi. Cosa? Mi sa che adesso impazzisce. Eccola qua. Effettivamente sì. Sono stati uccisi. Chissà da chi. Tu ne sai qualcosa? No, eh. Io dovrei potenziarmi. Buongiorno, qua c'è qualcosa di nuovo a quanto pare. Oi là. Ah, vedo completamente occhi bianchi, armi, mi hai preoccupato. Ehi, siete qui! Sì, cioè, tecnicamente, vabbè, lasciamo stare. Sì. La scena è che, vabbè, lasciamo. Certo che non sono stato maltrattato. I titani soggetti dei test sono morti, avete sentito qualcosa di questo? Hanno visto il colpevole scappare. Mentre non sappiamo chi sia, apparentemente ha usato Oddio, ODM, co per cosa stava? Vabbè, le nostre macchine di misura tridimensionale, diciamo. Quindi stanno controllando se qualcuno ha usato la propria attrezzatura senza permesso. Ma non abbiamo trovato nessuna prova, quindi praticamente non si sa chi sia. Ehi Ren, che cazzo volete? Se siete qui vuol dire che ormai siete degli scout, sì, effettivamente dagli stemmi li puoi vedere. Quindi Annie, Jen e Marco sono andati al Military Police Regiment, danno. No, Annie, sì. Marco è morto. Marco è morto. Ciao Jen. Anche tu ti sei unito a noi, ma per quale motivo? Hai detto che Marco è morto? Nessuno, non tutti muoiono drammaticamente. E non sappiamo veramente come sia morto. Eren, hai tentato di uccidere Mikasa quando ti sei trasformato in un titano, non è vero? Quindi devo presumere che non hai l'abilità di controllare il potere dei titani. Sì, penso che hai ragione. Le nostre vite e la vita dell'umanità dipendono da questo. O è meglio no. Aspetta, l'ho letto male. Hanging in balance. Ok. Balance e bilancio, vabbè. O è meglio se moriamo tutti in segreto come Marco. Vabbè, lasciamo stare, non. Tradurre non è facile proprio. Non è così? Vogliamo ripagarlo. Ok. Quindi Eren. Possiamo veramente contare su di te? Certo, Jen, calmati però, eh. Mamma mia, troppi discorsi. Ciao Sasha!